Ian, allora, una prestazione convincente nel secondo, terzo, quarto, un po' vi ha reso la cosa più facile a casa Modena, però insomma era importante vincere, il resto non conta. Ma assolutamente era molto difficile la parte concentrazione, perché anche il primo set, secondo me, alla fine c'eravamo molto nervosi per chiudere questo set molto veloce, quindi lì secondo me serviva pure pazienza. Poi dal secondo, secondo me, c'era fondamentale la nostra battuta, che poi aiutava tanto. Poi loro non sono riusciti a alzare bene la palla, poi c'era fondamentale, c'era battuta e muro. A proposito di casa, casa Modena questa sera si è vista il primo set e poi assente. Assente, poi loro sono saliti in cattedra con la battuta. E quando battono così non è casa Modena, è tutti che ci perdono con loro, quindi noi sicuramente ci perdiamo un pochettino di più, perché c'è quel punteggio un pochettino più basso, perché la palla alta, poi c'è un muro a tre che noi non siamo abituati a incontrare tutto l'anno, quindi paghiamo quelle cose lì, paghiamo, la differenza è abissale. Per noi penso che ci dobbiamo tenere il primo set, dove loro non avevamo forzato tanto in battuta, noi invece siamo stati molto bravi a star lì col muro di difesa, con la testa. Dobbiamo tenerci questo nel nostro bagaglio di esperienza. Spero che tutti i ragazzi giovani che ho in squadra abbiano fatto come me, che ogni volta che gioco contro Trento è sempre una bella lezione, c'è sempre da imparare, c'è sempre da capire come si gioca a pallavolo, e quindi speriamo che ci sia servito per quello.